È ancora ferma a largo nel Golfo di Napoli, alle spalle di Castel dell'Ovo, il cargo mercantile battente bandiera turca e diretto in Francia, che ieri ha lanciato un SOS per un presunto tentativo di dirottamento. 15 migranti irregolari, 13 uomini e 2 donne, siriani, afghani, iracheni, in fuga dai loro paesi, erano riusciti nel porto turco a salire a bordo di nascosto. Una volta scoperti, quando la nave era all'altezza di Ischia, hanno cercato di prendere possesso del mercantile, mettendo in scacco le 22 persone dell'equipaggio. Ma i marinai turchi sono riusciti a lanciare l'SOS alla guardia costiera francese, che a sua volta ha allertato quella italiana. Poi il blitz della marina a distanza Brindisi. Gli uomini della brigata San Marco si sono calati sul cargo da 2 elicotteri e sono riusciti a neutralizzare il gruppo di assalitori armati di coltelli. La nave è stata poi scortata nel porto di Napoli, dove era schierato un dispositivo di forze di polizia. Una volta in rada sono saliti a bordo gli uomini della squadra mobile di Napoli, i finanzieri del GICO e la capitaneria di porto. 3 immigrati sono stati denunciati per possesso di armi. Non è ancora chiaro se nei loro confronti verrà contestato anche il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina, ma, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non ci sarà una denuncia per dirottamento. Per 4 dei 15 migranti che erano a bordo della nave turca è stato necessario il trasferimento in ospedale. Trasportati all'ospedale del mare, 2 donne, di cui una incinta, un uomo con sospetta frattura a una caviglia e un altro uomo per ipotermia severa. Quando ci hanno scoperti avevamo paura che ci fermassero per rimpatriarci. Queste le prime parole dei migranti, protagonisti di una brutta storia che più che di un dirottamento ci parla più probabilmente di disperazione.